Ma guardi, io ho sempre riflettuto sulla circostanza che Stefano Mattei aveva 8 anni, io all'epoca ne avevo 10, avremmo potuto essere compagni di giochi, io ho avuto una vita, a lui la vita invece è stata strappata in maniera così violenta, crudele, atroce, e non ha potuto vivere legittimamente la sua vita per effetto di un atto di violenza comunista. Diamo i contenuti e le parole che bisogna dare. Detto questo, noi abbiamo il dovere di chiudere il Novecento con tutte le sue lacerazioni, dobbiamo arrivare ad una pacificazione nazionale, ma dobbiamo farlo anche coltivando la memoria.